prima goccia d'Europa cade su quello che dal 2000 è il motto dell'Unione Europea, unita nella diversità e ultimamente unita non particolarmente, diversità tanta, forse anche troppa. Sono passati solo alcuni giorni dal trattato del Quirinale, firmato da Draghi e Macron. Un trattato che ha avuto una lunga gestazione dal 2018, tenuto piuttosto oscuro e che ancora oggi ha diversi punti da comprendere. Uno dei tanti, quale sia la necessità per le parti di facilitare il transito e lo stazionamento delle forze armate dell'altra parte sul proprio territorio. Italia prossima base per le velleità francesi nel Mediterraneo? Chissà. La nostra Costituzione prevede la ratifica con legge in via ordinaria, altrimenti probabilmente sarebbe stato il solito decreto, magari con fiducia, anche se le Camere recepiranno in maniera integrale, molto probabilmente, quanto già firmato da Macron e Draghi. Questo tipo di accordi in un'Unione Europea che si vuole definire forte, unita, dovrebbero essere piuttosto rari, riservati a situazioni poco più che locali, sicuramente non strategici, e invece abbiamo visto negli ultimi anni non essere assolutamente così. Forse non è stato dato il giusto rilievo al Trattato di Aquisgrana, concluso dal firmatore seriale Macron con l'inossidabile Merkel nel gennaio del 2019, un accordo che univa ancora di più i due paesi su politiche come quella estera, quella di difesa, politiche economiche, trasporti, diplomazia, con il sostegno francese alla richiesta tedesca di un seggio permanente presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Seggio che non è stato certamente richiesto per l'Unione Europea, tanto che, nonostante il nome altisonante, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la sicurezza conta un po' come il due di coppe quando briscola i bastoni. Al tempo della sottoscrizione, il presidente del Consiglio dell'Unione, il polacco Donald Tusk, disse che gli accordi di cooperazione rafforzata in formati più piccoli non dovrebbero essere alternativi alla cooperazione nell'insieme degli Stati d'Europa. E difatti, come risultato, pochi mesi dopo dall'accordo di Aquisgrana abbiamo avuto Christine Lagarde francese a capo della Banca Centrale Europea e Ursula von der Leyen tedesca a capo della Commissione Europea. Ma Macron non si è fermato solo questo. Prima di essere passato per Roma, da bravo conoscitore della storia classica, ha ricevuto la Grecia a Parigi per un accordo di fornitura di navi militari alla Grecia per oltre 5 miliardi di euro, formalmente in chiave antiturca, ma dal punto di vista geopolitico c'è molto di più. Ricorderete che a metà settembre è stato sottoscritto dall'Australia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti un importante accordo trilaterale che prevedeva anche l'annullamento dei contratti precedenti e quindi la perdita da parte francese di una commessa da 66 miliardi di euro verso l'Australia per la fornitura di sottomarini. È quindi probabile che gli Stati Uniti, in via di compensazione verso la Francia, abbiano fatto pressione ad Atene a sottoscrivere l'accordo. Ma non finisce qui. Finora abbiamo visto accordi che, pur non facendo fare salti di gioia a Bruxelles, non ne vanno a contrastare gli obiettivi complessivi. Invece, venti in direzione contraria spirano da est. Il V4 non è solo lo schema del motore della Ducati Panigale, ma è anche il gruppo di Visegrad, che è costituito dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. Avrebbe dovuto includere anche la Romania, ma
scontri sanguinosi nel marzo del 1990 in Transilvania tra la comunità ungherese e rumena tennero lontani Bucarest. Col passare degli anni il gruppo di Visegrad si è trasformato proprio nel granello di polvere che finisce negli ingranaggi perfetti dell'Unione Europea. Contrari ai flussi migratori comunitari, contrari alle condizionalità del Recovery Fund, contrari al primato del diritto comunitario su quello nazionale, specialmente dopo che per ben tre volte la Corte Costituzionale tedesca sul MES, sul Fiscal Compact e sul Trattato di Lisbona ha affermato che non è così. Tanto che quest'estate si è parlato e si continua a parlare di Polexit, la potenziale uscita della Polonia dall'Unione Europea. Il ministro delle finanze ungherese Varga ha affermato che si potrebbe riconsiderare la partecipazione dell'Ungheria all'Unione attorno al 2030, quando l'Ungheria diventerà contributore netto, ossia riceverà meno soldi di quanti ne versa. Situazioni che hanno portato la von der Leyen e David Sassoli a avere dure reazioni, forse anche troppo dure, per cercare di mediare con la parte più nevralgica del più grande allargamento dell'Unione, quello del 2004, e che invece hanno portato a una sorta di costituzione di una nuova cortina di ferro tra Est e Ovest, con la differenza che la cortina storica, quella citata da Winston Churchill, era nata soprattutto per pressione delle superpotenze esterne, mentre quella di oggi è tristemente un fattore endemico. Tutto questo in un contesto di trattative internazionali non è che sia per forza fuori dalla normale dialettica, ma mostra sicuramente una certa debolezza dell'Unione Europea nell'avere obiettivi comuni con i singoli stati. Ricordiamo che è un trattato di integrazione su temi non finanziari e decenni che non viene firmato dagli stati membri, che nel 2005 la proposta di costituzione dell'Unione Europea fu bocciata dai popoli francese e olandese per essere poi riproposta in maniera piuttosto forzata nel 2007 nel Trattato di Lisbona. Le uniche due volte che è stato veramente chiesto ai cittadini europei di aderire o meno alla moneta comune, all'euro, e qui parliamo di Danimarca nel 2000 e di Svezia nel 2003, e beh, la sconfitta è stata piuttosto sonora. Un accordo tra singoli stati all'interno dell'Unione è come avere un tavolo parallelo che valuta le situazioni geopolitiche e economiche in maniera anticipata, prima che arrivi sulla cattedra di Bruxelles. È un po' come se l'Unione Europea fosse una di quelle riunioni di condominio a cui si partecipa pensando di decidere il colore, la forma della nuova facciata, ma è già stato tutto deciso il giorno prima, a casa magari uno dei condomini più scaltri, e che poi ovviamente dirà che è la soluzione migliore per tutti. Anzi, è già capitato. Il primo ministro ungherese Orban nel 2018 ha affermato in maniera perentoria: 27 anni fa credevamo che l'Europa fosse il nostro futuro, adesso ci rendiamo conto di essere noi il futuro dell'Europa. E adesso chi lo racconta? All'amministratrice Ursula. Alla prossima goccia.